Allora, buonasera, stasera volammo, Barbatore Napoletano, eccomi qua. Allora, cosa facciamo stasera? Velocissimo. Pennello, che già è stato rimasto a bagno, è rimasto a bagno per già un paio d'ore circa, prima che ci fatta la pastiera, che a casa mi andassi con pastiera ieri, pastiera oggi, pastiera anche domani. Sapone, ecco qua. Questo qui, vegetale, che va sempre bene, un bel sapone economico e veramente un sapone che fa il suo. Rasoio già armato, non ricordo con cosa. Rasoio armato di Timor. Eccola qui, ve la mostro. Mano dietro, ecco che cercherò di fare una cosa abbastanza veloce perché il tempo è poco, si scarseggia. Pensate che in tutto questo sono tornato da lavoro, ma oggi mi sa fare la pastiera con mia moglie, come ho fatto anche ieri. Ieri era domenica, dovevo fare una pastiera per darla ad un amico di lavoro, un amico e collega di lavoro. E alla fine si sa mangiare la pastiera, no? Cioè, guardate che ho fatto. Comunque, va bene. Allora, si usa materia, mamma fa bruca, satillo, quindi diciamo che Pasqua è stata fatta come si deve. Tradizione su materia, sempre siamo in Veneto, sì, mia moglie è veneta, come ti ho detto, sono qui in Veneto da 10 anni, ma le cose nostre, i dolci nostri, le cose nostre piacciono anche a mia moglie. Vado a caricare il pennellone. Il mio bel ProRaso, pennello, no, il mio bel Omega, scusate, questo non è il ProRaso, fa differenza d'altezza dal pennello ProRaso di poco proprio. È differente anche dal 48, diciamo, è una via, è un ibrido tra uno e l'altro, non so che come che modello sia precisamente, però preso sempre dal mio fornitore, credo che il pennello sia carico, vada bene. A cosa dimentico? Attenzione, attenzione, colpo di scena, attenzione, attentato, come faceva la sorta di comico. C'è la, ecco qui, volesse che mu mangiava una volta, sfizi non mu mangiava sta roba. Ogni volta che mi mette sta roba, pa, paga, passa sta tavola, secco mucco. Vediamo se riesco a distanza, ecco qua. Vediamo se riesco. La barba ovviamente equivale all'ultima che ho fatto giovedì, se non erro, ho fatto il video. Un pataloni di 40 minuti, mamma mia, guarda. Non fornevo più. È una barba, la barba infinita proprio. Ecco qua. Ne metterei un altro poco, visto che anche se poi mettere il per barba così, diciamo abbastanza relativo, ci vorrebbe un attimino di anticipo. La volta scorsa ho usato il ProRaso rosso come, oltre che al sapone, anche come per barba. Questa volta vado di cellone. Bella, la profumazione del cellone mi piace. Magari se facesse pure il sapone così, anche se, come ho sempre detto, bel sapone e non disturba, quindi mando al lavoro, cella non disturba assolutamente, non è un mandorlato di quelli che tipo il Figaro. C'è proprio un confronto, ovviamente, perché il Figaro sapone da euro. Allora, vado a dare questo per esempio a mandorlato, il vegetale. Che si fa sentire molto, ma molto di più del cella. Quindi, per chi non ama il mandorlato, questo non è il sapone adatto. Perché questo mandorlato qui si fa sentire. Rasoio, uso questo ovviamente. Voglio andare veloce, voglio andare tranquillo.
non voglio, l'ultima volta diciamo che la faccia, l'ho messa un po' alla prova con lo sciavetto, visto il mano libera, vista lo sciavetto, e quindi diciamo che ho un po' stressato il viso per forza di cose. Richiede altra acqua e noi diamo altra acqua. Vado ancora di acqua. Devo dire che quando il pennello sta parecchio tempo in acqua, pur essendo un pennello in setola, è veramente diventa morbido. Poi con l'uso, magari nel tempo, con la frequenza di uso maggiore, non diventerà mai un tasso, è chiaro, però. Poi parliamo di Omega, che comunque l'Omega sui pennelli è storia. Allora, saponata bella fatta, sapone bello lucido, ecco qui, bella abbondante. La lametta, allora vi dico la verità, non ricordo, se non erro, sembra che abbia fatto già due barbe con questa lametta, quindi non lo so, se vedo che casomai dovesse darmi problemi durante la rasatura la cambio, però la sento andare molto tranquilla, non strappa, non. La faccia l'avete vista, è inutile che sto lì a dire, l'avete vista la faccia? Era una barba da giovedì, quindi non parliamo di una barba corta, che magari uno dice, sì, vabbè, la barba di mezza giornata, voglio dire, mezza giornata di barba. Allora, ci sono certi punti dove spesso salto. Ecco. Senza fermarmi. Il pettine aperto, come sempre. Questo sapone è di una cremosità incredibile. Veramente bello, e ve l'ho sempre detto che è un ottimo sapone. Il prezzo più o meno oscilla su quello della, scusatemi, sciacquo un attimo, che mi rendo conto di cosa e dove ripassare.
Me l'ho sempre detto che questo sapone è un ottimo sapone. L'unica cosa che, diciamo, la data che consigliano per l'uso è di circa, cioè dice che di usarlo entro i 6 mesi, consiglia di usarlo entro i 6 mesi dall'apertura della confezione, ma voglio dire, bastano. Ovviamente io che ho parecchi saponi, magari impiego qualcosina in più, ma non succede niente, può perdere un po' di profumazione, ma voglio dire, oltre quello, niente, guarda, c'è stato gafa. Diciamo che in linea di massima già. Guardate quanto ce n'è ancora, tra l'altro. Altro che bomboletto, vedi questo è sapone, non il bomboletto. È terapeutico proprio, massaggio col pennello proprio, è una cosa che adoro. Ecco. Babà, mi ho spaccato questa cosa. Devi sapere che il rasoio è abbastanza pesante e io solitamente una ciotola che metto l'acqua dentro, che mi ha spaccato di parte. Ecco qui. Ragazzi, questo rasoio è formidabile. L'accoppiata poi con le lame della Timor, veramente sia le Timor che le Fadip, veramente sono lame bellissime. Sono curioso di trovare le Kai. Le Shark. Le Shark hanno, diciamo, questa cosa di questa nomea un po' assassina, forse il nome non è un caso, probabilmente.
vado a risciacquare. Allora, c'è da rifinire un po' sotto al naso, che allora, parte qua. Ok. Ragazzi, scusatemi se a volte mi sposto, ma come già vi ho detto altre volte, purtroppo tenendo il telefono avanti non riesco a vedere, ci sono dei punti dove mi riesce difficile alcune volte, perciò mi restano delle, se non mi sposto dall'inquadratura non riesco a vedermi allo specchio, quindi diciamo tutto un po' così. Praticamente io mi guardo dal display del telefono quando mi rado. Alla fine quella è la cosa, mi guardo dal display del telefono quando mi rado. Cosa uso quello dell'altra volta, il whisky, andiamo con classico Floyd, andiamo di Brandy Space, Brandy Space, andiamo di Brandy Space. Mamma mia, il Pinaud Brandy Space. Quando andai a prendere il whisky, ero indeciso tra il brandy e il whisky. Poi ho preso il whisky che ha una nota più calcata, più forte, e una faccia in ungaretura proprio. E poi mia moglie mi regalò quest'altro qua, il brandy, che pure mi piaceva, sarebbe stata una cosa che sarei sicuramente tornato a comprare. Lei, conoscendomi, ovviamente me lo ha preso poi lei durante, se non erro, fu a Natale che me lo regalò insieme ad altre cose. Voglio, sta barba è fanuta, è inutile che ci dia un gamba. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, se volete, un libero arbitrio. Invitate persone a guardare se volete, perché passiamo qualche minuto insieme così a ridere e scherzare. I commenti, come al solito, sempre con educazione, sono liberi, potete farli. E niente, il risultato della barba lo vedete voi, cioè mi avvicino. Ok, va bene, perfetto. E voglio uscire la prossima barba, la prossima sbarbata, e ci sarebbe un rasoio che vorrei usare da tempo che non ho usato adesso, perché mi va che sembra la zia quando vado per gli sciavetti, mano libera e cose rare, come ben sapete, e tante volte vi ho detto, non sono attrezzi, per me sono attrezzi un po' nuovi, perché il mano libera, come lo sciavette, per me lo sciavette ce l'ho da tanto tempo, ma è un attrezzo che non uso perché ne avevo uno che poi vi mostrerò. Non ho mai fatto video con quello sciavette, pure perché un po' questa cosa a baionetta, questa innesta baionetta che aveva la lama, non si fermava bene dentro e cose varie, l'ho usato qualche volta, però capirete che poi ho preso quella forbice che comunque la lama è ferma, ma l'esposizione è minima. Non è che mi faccia impazzire, ancora non l'ho capito bene. Poi
Poi l'ultima volta da internet mi è arrivato quello, mio fratello mi ha fatto arrivare quello che avete visto col manico, diciamo, in legno, e ho fatto un misto tra mano libera e quello, perché, e poi alla fine, diciamo, ho finito, sì, con lo sciavetto, stavo usando il rasoio, ma poi sono passato allo sciavetto, mi sono ricordato che lo sciavetto, e ho finito con quello, che mi sembra una cosa più logica anche per un allenamento. Mi taglio, sì, mi taglio ancora con quegli attrezzi là, mi taglio ancora e mi taglierò ancora, voglio dire, non è che, però ovviamente uno che fa si ferma, no, se ti fermi lì perché ti spaventi del taglietto, è chiaro che non vai avanti. Anche allora, anche le barbe, quando ci siamo fatti le prime barbe a 13 anni, 14 anni, 13, 14, poi c'è chi ha iniziato dopo perché magari la barba gli è cresciuta dopo, e quindi, però quando abbiamo cominciato noi di soppruso, guardate che tengo pillo con tutta parte tranne che la capa. Quindi voglio dire, è chiaro che tutti ci siamo fatti dei tagli, delle cose. Allora uno non si fa più la barba perché si fa il taglietto, si va avanti, è chiaro. Poi man mano uno fa praticità, dimestichezza con l'attrezzo, confidenza, e quindi va avanti. E quindi ci saranno altre barbe con la mano libera e lo sciavetto. Dureranno? Sì, dureranno tempo. Meno quelle con lo sciavetto, perché con lo sciavetto, diciamo, vado un attimino più rilassato rispetto al mano libera. Il mano libera, quella cosa di facilità, papà taglia bello, prende un bello spazio quando taglia, diciamo. Lo sciavetto è un po' più, però è cattivello, attenzione, nessuno dei due attrezzi vi dà la tranquillità di andare con lo sciavetto, però vado più spedito. Questo è chiaro, però ancora devo fare un attimino di praticità da questo lato qui, quando opero su questo lato, devo provare, come ha detto mio fratello, usa l'altra mano. Però usare l'altra mano, ecco qua, alcune volte è più una questione di vedere cosa vai a tagliare. Vabbò, voglio, se vi è piaciuto il video, mettete un bel mi piace, commentatemi. Iscrivetevi al canale per chi passa, magari iscrivetevi al canale se vi fa piacere, non si paga niente, è tutto gratuito, non chiedo niente, non si paga niente, non si sponsorizza nessuno qui, tutt'al più se qualcuno chiede, che è nella zona del Veneto, magari nelle mie vicinanze, chiede ma dove vai a prendere la roba, posso dirglielo tranquillamente, non è un segreto di Stato. Però vi ripeto, io vado lì, mi trovo bene, ma non sto lì a dire ah, io vado da tot tot da questa persona o l'altra, perché voglio dire, non si sponsorizza nessuno, perché dietro lo sponsor può esserci un interesse. Dietro l'interesse cosa c'è? Il fatto che uno magari se prende un prodotto e non si trova bene, non lo dice, perché tante volte succede questo. Io compro liberamente, compro nei negozi per la maggiore, salvo qualche volta che, ripeto, mi sono fatto tipo lo sciavetto, quello me lo sono fatto arrivare da su AliExpress da mio fratello, perché io non sono negato con gli acquisti su internet, quindi è costato pure poco, nemmeno chissà quanto. Per il resto io compro, provo, se va bene va bene, se non va bene non va bene. Compro ai supermercati, compro al negozio, compro quello che trovo sotto mano, però preferisco sempre toccare con mano e vedere con i miei occhi. Voglio un saluto, buona serata a tutti e ci vediamo, credo, verso il fine settimana. Va bene? Ciao a tutti, buona serata.